La divulgazione non è solo giornalismo di informazione, perché la scienza, la scoperta è come il pane, va condiviso. E la divulgazione è spezzare il pane e darlo a chi è a casa. Questo è fondamentale. E quindi noi cerchiamo, oltretutto, di metterci sopra magari anche qualcosa di saporito, come l'entusiasmo. Io nasco come paleoantropologo, significa che mi sono sempre occupato di origini dell'uomo. Per più di 10 anni ho fatto scavi in Africa e in altre parti del mondo, quindi è una passione la mia, quella di andare indietro nel tempo e cercare di ricostruire i mondi del passato. Certamente si possono fare scoperte pur essendo degli spettatori. Non devi per forza scavare in un sito. Se tu interpreti i dati di esperti, puoi trovare anche tu delle cose che non erano ancora state dette. Naturalmente bisogna usare un metodo scientifico. Non saprei dire il momento esatto in cui mi sono accorto che esisteva il passato. Certamente sono sempre stato affascinato dalla preistoria, perché ho sempre considerato che la miglior fantascienza la puoi fare dietro nel tempo, non in avanti nel tempo. Quando ero piccolo sono sempre stato attratto dall'uomo preistorico, avevo questa passione. E poi mi piacevano in particolar modo gli squali. Io ero un appassionato di squali e lo sono ancora. Queste due cose mi affascinavano e a 15 anni sono andato alla stazione zoologica marina di Napoli, il cosiddetto acquario. Stavo con una ricercatrice, Clegra Bentivegna, che aveva capito che io avevo questa grande passione e quindi mi aveva spiegato il laboratorio, come funzionano le cose. E io lì ho capito, grazie a lei, ma grazie un po' all'ambiente, che per fare l'oceanologo devi vivere in una città di mare. Deve avere un rapporto quasi di amicizia col mare quotidiano, e io invece non ce l'avevo, venivo da un'altra città. E poi mi ricordo di aver visto un ricercatore che era chino su un binoculare e si aveva delle alghe unicellulari, alghe piccolissime, e dico, ma è questo un oceano? Sì, guarda che anche questo non è Cousteau, non è che devi fare delle spedizioni, quello avviene solo saltuariamente, e io questa dimensione chiusa non mi è mai piaciuta, io devo essere in esterno, lo si vede anche adesso con i miei servizi. E allora ho coltivato questa passione della paleoantropologia, quindi studio dell'uomo preistorico, alla ricerca di civiltà del passato. E poi potevo andare a studiare a Parigi o negli Stati Uniti, ma ho preferito rimanere in Italia. Perché? Perché io ho preferito in un certo senso portare l'estero in casa. Ho cominciato a partecipare a scavi, prima come volontario in Africa, in Congo, per 2 campagne di scavo, poi ho fatto altre 3 spedizioni in Tanzania con gli scopritori di Lucy. Ho avuto la grande fortuna di lavorare con il numero uno in un contesto pazzesco che è il sud del Serengeti, quindi con le tende, con baracche, eccetera. Poi ho fatto altre spedizioni in Mongolia, in Oman, in cerca di mammiferi primitivi e dinosauri. E poi l'ultima spedizione in Etiopia, alla ricerca del genere Homo. Però poi siamo caduti in un'imboscata e non siamo più riusciti ad arrivare. Quella è stata la mia ultima spedizione, perché da quel momento in poi io sono poi entrato nel settore televisivo. E devo dire che mi è servito tantissimo fare queste spedizioni, perché lì ho veramente imparato la filosofia della scienza, più che con i libri, più che all'università sui banchi. I libri servono perché ti danno un background, una struttura, una conoscenza, perché non puoi arrivare su un sito senza sapere le cose. Però è molto importante l'esperienza pratica, l'esperienza diretta sul campo è quella che conta, e questo è in tutti i mestieri. La creatività è il modo di assemblare delle cose che già esistono. Allora, dove nasce? Nasce dal nostro passato, da qualcosa di molto antico.
dal fatto che noi dovessimo aguzzare l'ingegno per riuscire a sopravvivere in un ambiente difficilissimo come la savana. Noi siamo dei cacciatori-raccoglitori. Le nostre capacità di interpretare l'ambiente per andare a colpire una preda, per capire dove è l'acqua, erano fondamentali in passato. Chi non aveva questa capacità di associare le cose non faceva andare avanti il gruppo. La creatività è proprio questo: prendere degli elementi, unirli e raggiungere un obiettivo. Quindi anche la matematica e la fisica derivano da questa capacità di mettere assieme degli indizi, il rametto rotto, l'impronta, eccetera, per riuscire ad arrivare ad un obiettivo. Ora, in passato era la cena, oggi invece è un altro tipo di cibo, è quello per la mente. Gli ambienti della creatività, cioè i luoghi di grande incontro, quindi parlo a televisione, web, scuola, oggi sono sicuramente situazioni, atmosfere ideali per creare e consentono a tutti di gioirne. Io credo che attualmente il web sia la vera grande rivoluzione di questa nostra epoca. Ha cambiato completamente il modo di parlare, di informare, di interagire. I valori che i nostri nonni ci hanno portato lì si trovano diversi adesso. Un luogo dove chiunque può costruire qualcosa. Non devi essere un esperto, devi avere l'idea. Naturalmente possono essere anche idee negative e infatti ci vogliono delle regole per questo, è un po' come sulla strada, c'è un codice stradale, non tutti possono andare come vogliono, però puoi anche fare dei bellissimi viaggi rispettando il codice stradale. Naturalmente bisogna anche premiare questa creatività, non bisogna neanche che la creatività sia per forza figlia di un ritorno economico, le opere più belle che noi abbiamo sono dovute alla creatività pura. Certo, poi anche l'artista doveva vivere, ma insomma la creatività ideale si trova fra questi due estremi, qualcosa di utile alla società, qualcosa che non sia per forza legato a un ritorno economico. Ci sarà un'evoluzione, sarà nel bene, sarà nel male, migliorerà tutto, verrà spazzato via tutto, non lo sappiamo. Ma io sono molto fiducioso, io ho la sensazione che le generazioni attuali abbiano un universo davanti ai propri occhi da poter esplorare e la creatività può aiutare a trovare delle soluzioni molto importanti per tutti quanti. In questo mio mestiere ho scoperto quanto il passato in realtà possa insegnarti ad affrontare il futuro, quanto la grande storia in realtà ti dia delle dritte anche nella tua vita. Il passato è come una persona con i capelli bianchi, che ha esperienza e che ti dà dei consigli. Ti insegna a capire come affrontare dei problemi nel presente, perché si ripetono molto simili, magari non identici, molto simili. Poi devi chiaramente capire come applicarla nel presente. L'uomo ha l'illusione che tutto sia eterno, che il mondo che ha creato sia eterno, mentre in realtà basta niente per poi cancellarlo. L'impero romano è una cosa interessante perché era una società molto simile alla nostra e molte delle nostre cose sono le loro. Il diritto romano, il modo di fare le case, le strade romane, cioè tutto da loro. 2000 anni fa mi sarei trovato con senatori, con un impero e non avrebbero mai immaginato che un giorno tutto questo sarebbe stato cancellato. Quindi abbiamo l'illusione dell'eternità del mondo in cui viviamo, mentre questo va avanti. C'erano i Romani, prima gli Etruschi, prima tante altre cose. Miliardi di persone vissute, non conosciamo neanche il loro nome, come si chiamassero, che lingua parlassero, eppure avevano dei grandi uomini, vicende, pazzesco, non sappiamo niente, è sparito tutto. E questo ti fa capire che anche la tua vita è così. Quindi bisogna essere pronti al fatto che a un certo punto quello che tu giudichi come un punto d'arrivo indistruttibile possa cambiare. A conservare una cosa che è fondamentale, quella fiammella della curiosità, sempre. Non fermarsi mai, chiedere ed entusiasmarsi nelle risorse, in qualunque cosa, con la fame di sapere. Cosa porta tutto questo? Ad apprezzare ogni momento. Quello che ti insegna la grande storia è di assaporare ogni singolo istante della tua vita. Perché? Perché è irripetibile, sia nel bene che nel male.